E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald, siamo qui con il settimo episodio della carriera allenatore di FIFA 18 con il nostro Benevento. Oggi abbiamo una partita molto molto difficile, come un po' le ultime, come un po' tutte le partite che abbiamo fatto, e praticamente siamo contro la Roma in casa, al Ciro Vigorito, però è sempre contro la Roma, che è una delle squadre più forti del campionato. E andiamo a giocarci subito questa partita e vediamo cosa riusciamo a tirar fuori. Ho visto qualche consiglio, qualche tutorial su internet per la difesa, perché quello è il mio problema, la difesa. E vediamo se mettendo appunto questi consigli, mettendo in pratica questi consigli, riusciamo a prendere meno gol e magari a fare qualche punto in campionato. Sarebbe bello farlo anche contro la Roma, perché è una squadra forte. Quindi andiamo in partita. Eccoci qui al Ciro Vigorito, pieno, giallo-rosso, quindi Benevento, Roma, non si riconosce la differenza. No, beh, la Roma ovviamente ha un colore diverso. Bello vedere uno stadio così pieno, ovviamente quando c'è una grande squadra, ma il pubblico del Benevento è sempre molto presente. La Roma è dodicesima, ha 6 punti. Anche la Roma non sta andando benissimo, eh? Quindi andiamo a fare qualche punto. Ma noi siamo costretti. Via alla partita. Chipsa. Subito sbagliamo. Dzeko. Dzeko. Calabria. Allora, già primo intervento difensivo è andato bene, quindi penso che possiamo fare qualcosa. Iemmello, bravo Iemmello per Ciciretti. Mamma mia, stavamo facendo gol, ragazzi. Siamo partiti bene, almeno così credo, eh. Attenzione però, Gonyalon, Antey. Allora, i consigli che ho visto mettendoli in pratica, forse anche con noi. Vai Ciciretti. Mamma mia. Forse funzionano anche con noi. Pur avendo il Benevento riusciamo a difendere. Forse. Attenzione a De Rossi. Calabria. Chiude. Letizia. Cataldi. Ripartiamo con Cataldi. Allarga per Ajapong. Cipsa. Ancora per Ajapong sulla fascia. Ajapong vuole il cross dentro. Calcio d'angolo, bene così, dai che siamo partiti forte. Dai, 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 dai. Attenzione a Dzeko, Costa. E Cataldi fa ripartire. Memusciai Ciciretti per Iemmello. Iemmello, sbagliamo però i passaggi adesso. Allora, la difesa forse l'abbiamo messa a posto, forse. Adesso bisogna migliorare su tutto il resto. Iemmello, dentro per Cataldi, sulla fascia per Ciciretti che scatta. Il numero 10. La mette dentro. Attenzione, Memushai! Ajapong! Ajapong! Però il gol è dato a Memushai. Signori, che stupidata in difesa che hanno fatto quelli della Roma, ma va benissimo così. Palo e autogol del portiere. Non so perché esultava Memushai, ma ok, l'autogol è del portiere, ma su tiro di Ajapong. Va benissimo così. Chi segna, segna. Importante essere in vantaggio contro la Roma e riuscire a difendere. Dai, dai, ragazzi, facciamo i primi punti in campionato. Calcio d'angolo. Stacco. Costa. Ajapong. Dentro per Memushai, sinistro, Ciciretti, Ciciretti, 2-0, non ci credo, signori, Amato Ciciretti fa il gol del 2-0 contro la Roma, che azione, anche qui parata del portiere e Ciciretti tap-in vincente. Allora, mettendo a posto la difesa, siamo un'altra squadra, perché il potenziale ce l'abbiamo in attacco. Sì, finisce il primo tempo, va benissimo, siamo sopra 2-0.
E non manca un minuto. Semi cheat, vabbè. Però va bene così. Siamo partiti bene. Sì, facciamo qualche cambio. Pronti per il secondo tempo che inizia in questo momento. Cipsa per Yemello. Yemello bene per Lazar, che è solo davanti al portiere. No, 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 dovevo fare un'altra cosa, dovevo. Però ragazzi, stiamo attaccando solo noi. Emerson dentro per Dzeko, ma Antei oggi è insuperabile, così come Costa. Ancora Costa! Mamma mia! Che bellezza vederlo giocare adesso. Comunque, siamo nel recupero. Cerchiamo di portare a casa questo risultato. Cataldi di testa, miracolo! Miracolo del portiere. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Possiamo portarci sul 3-0, signori. Lo sbaglierò sicuramente, però abbiamo la possibilità del 3-0. Vediamo cos'è successo. Forse l'ha toccata col braccio. Vabbè, FIFA dà dei rigori sia a favore che contro. Comunque, Yemello. Pietro Yemello 3-0 e ci portiamo a casa questa vittoria 3-0 contro la Roma, signori. Calcio di rigore perfetto, palla da una parte e portiere dall'altra, e Pietro Yemello ci porta sul 3-0 al 93esimo, anzi 92esimo forse. Ed è finita, prima vittoria per il Benevento in Serie A nella nostra carriera allenatore. 3-0 contro la Roma, che ci ha un po' sottovalutato perché ha messo portiere di riserva. O forse hanno comprato un portiere proprio così, pensando che fosse forte, ma ha fatto di quelle papere assurde. Ma noi, avendo capito bene, comunque più o meno, come si difende, adesso sì. Abbiamo una squadra che può salvarsi e forse può ambire a metà classifica. Io non prometto nulla, però. L'Inter ha perso col Bologna. Ragazzi, il Bologna è fortissimo. È incredibile. Comunque, abbiamo ancora Sudafrica e Finlandia. No, 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 io non voglio. Non Sudafrica e Finlandia, no. Allora, conferenza stampa. Facciamoci la conferenza stampa contro il Cotro. Quello che è Cutrone che noi abbiamo. Contro il Crotone. Parla bene del Benevento, assolutamente. Perché abbiamo fatto molto, molto bene in questa partita. Quindi, bene così. Avanziamo. Offerta per allenare la nazionale della Bolivia. Mamma mia, no grazie. volevo fare una cosa. Vediamo. Staff primavera. Perché non abbiamo uno staff primavera. E non mi ricordavo. Allora, abbiamo 1.100.000, quindi possiamo prendere qualcuno di non troppo elevato. Però Fabio Rizzo, esperienza 3, giudizio 3. Ci può stare. Sì, assumiamolo, tanto 450.000 euro. E sì, fai seguire i giocatori. Europa, sì, assolutamente. Italia, sì. Allora, durata 3 mesi, tipo. Vediamo un po'. Dotato tecnicamente. Vediamo, vediamo. Cosa possiamo tirare fuori da questo nostro osservatore? Cerca nuove promesse. Perfetto, va benissimo. E andiamo a giocarci la partita con il Cotone. Ah, mamma mia, non lo so dire. Scusate amici di Crotone, se mi seguite da Crotone. Ma non riesco a dirlo, non so perché.
Mi si incella la lingua. Vabbè. Giochiamo ancora così. No. Eccoci qua allo stadio del Crotone, che non mi ricordo più come si chiama. Mamma mia. Comunque ho messo come si chiama? Cutrone, giustamente, giocando col Crotone, al posto di Iemmello e D'Alessandro al posto di Ajapong. Proviamo questa formazione. Allora, non ditemi che il Crotone è più forte della Roma, perché non ci credo, ma neanche. Ma da come stavano attaccando lì. Cutrone, attenzione, proprio lui, Cutrone. Letizia, Memusciai, Cutrone, D'Alessandro. Salta il suo avversario. Ah, si trascina il pallone fuori. Non è abbastanza veloce D'Alessandro, però. Va bene così. Sappiamo quello che non possiamo fare con D'Alessandro. Gioco di prestigio ancora lui. D'Alessandro ci prova. Cortés. La blocca lì. Tiro debole e centrale. Però ci ha provato D'Alessandro. Memusciai. Cutrone. Cutrone. Ci prova per Cipsa. Cipsa ancora per Cutrone. Non ci arriva. Chiusura difensiva del Crotone. Oggi qua mi sono anche voluto mettere in difficoltà. Cutrone, Crotone, si inceppa la lingua. Memusciai, mamma mia, Isco. Memusciai, grande stop. D'Alessandro, ah, cercava Cutrone, ma calcio d'angolo comunque. Ci prova. Ecco, Cipsa, ci prova col destro. Forse Cipsa e Mancino, non mi ricordo. Trotta, Cavallino, Budimir. Attenzione, qua ho fatto uscire il difensore. Eccolo qua. Avete visto? La dimostrazione effettiva che appena fai uscire il difensore, basta. Prendi un'imbucata. Cioè, neanche la Roma ci ha fatto così. Sto Crotone. Mamma mia. Va bene, 1-0 per il Crotone. Andiamo a riprenderla. Bravo Cataldi. Cutrone! Cortés, il miracolo. Oddio, miracolo. Gran paratona. Memusciai. Signori, Memusciai. Cutrone! Che cosa ha sbagliato? L'ha toccata al difensore. Pensavo avesse sparato alto. Ha fatto una cosa bellissima. Il difensore ci ha messo la testa. Occhio Memusciai. Memusciai allarga per D'Alessandro. Dentro D'Alessandro! Si inserisce Cipsa. A me piace quando i centrocampisti. Bravo Calabria! Quando i centrocampisti fanno questi inserimenti. Poi sono gli inserimenti che faccio anch'io. Quando gioco. Quelle volte che gioco, vabbè. Ciciretti. Allarga bene per D'Alessandro. Stavolta ci stava, ci stava. Benissimo così, dentro per Cutrone. Cutrone ci prova da fuori. Cutrone! Che gol di Crotone! Sì, Crotone, ma non lo so dire. Scusami, ma hai fatto un gol bellissimo. Non so dire il tuo nome, ragazzi. Mi consigliate un logopedista, per favore? No, mi confondo. Mamma mia che botta! Cutrone! Dai 20 metri quasi! Sotto la traversa, quasi sotto l'incrocio, bellissimo! Io ho detto ci provo, ci devo provare per forza. Bene così. 1-1 l'abbiamo ripresa e siamo ancora vivi. Cheat. Memusciai si inserisce. Cipsa, Cipsa! No! Non mi dispiero perché ha tirato così, ma mi dispiero perché io avevo tirato, ho schiacciato il tasto del tiro almeno 2 secondi prima. Era in posizione perfetta per tirare. Finisce qui il primo tempo 1-1.
Loro ci hanno segnato su una disattenzione purtroppo mia difensiva e noi abbiamo fatto un gol con Cutrone, ragazzi. Sono riuscito a dirlo. Un golasso. Ok. E partiamo con il secondo tempo. Vediamo di portare a casa anche questo risultato. Magari non questo proprio, ma una bella vittoria. Cutrone. Ci sa. Comunque ci sa, ripeto, fa gli inserimenti che a me piacciono troppo. Quando si inserisce così il centrocampista per me è quasi perfetto. Per il mio modo di guardare il calcio, ovviamente. Il mio modo di intendere il calcio è quello, poi. Anche perché io giocassi a calcio sarei centrocampista, mezzala. Occhio, Cutrone, ci riprova! Mamma mia, ha il piede caldo oggi Cutrone. Comunque il mio giocatore di riferimento come centrocampista è Claudio Marchisio, secondo me è il centrocampista italiano più forte in assoluto di questi tempi. Non voglio metterlo a confronto con Tardelli, con altri giocatori. Attenzione, Memusciai. Mamma mia, che chiusura. Comunque Marchisio senza gli infortuni ci saremmo qualificati sicuramente per i mondiali e agli europei avremmo battuto anche la Germania forse. Io lo ritengo ha una tecnica sopraffina perché comunque ha una bella tecnica Claudio Marchisio. Attenzione qui, Cutrone 2-0. Eh sì, 2-0, 2-1, niente, quando segna Cutrone non capisco niente, non riesco a parlare. Comunque 2-1, stavo parlando di Marchisio. E va bene così, va bene. Benissimo così, facciamo un cambio stupido, ma lo facciamo. Che colpo di testa, signore. Lui deve giocare titolare, assolutamente, sta crescendo tantissimo. E siamo 2-1, 2-1, doppietta di Cutrone. Grande Patrizio. Sì, lo so che è Patrick, però. Comunque, mi stavo dilungando troppo a parlare. Attenzione, no. Per anticipare. Va bene. Comunque, chiudiamo il discorso Claudio Marchisio. Tecnicamente. Oh, aspetta, quando parlo di Claudio Marchisio parte l'azione. Cutrone. Cutrone! Tripletta di Cutrone! Tripletta! Non ci posso credere. Tripletta di Cutrone. Altro che coda. Che poteva essere forte quanto vuoi, ma è un giovane di prospettiva. Assolutamente spettacolare. L'avevo detto che il gol che avevano fatto loro era solo per un errore difensivo. Ma per il resto siamo più forti noi. Attenzione, recuperiamo ancora palla. Ci sa. Vogliamo. Ah, fuori gioco era. È fuori gioco. Facciamo entrare Viola. Cipsa è stremato, ma il suo lavoro l'ha fatto egregiamente. Allora, vorrei chiudere il discorso su Claudio Marchisio perché l'ho iniziato, non vorrei. Oh, e prendiamo palla, va bene. Cicci Retti, comunque adesso gestiamola. No, aspetta, ho sbagliato. Facciamo possesso. Alessandro, ci prendono palla. Comunque, Claudio Marchisio, secondo me, a parte tecnicamente che è fortissimo, ma tatticamente è qualcosa di spettacolare. Perché è forte in difesa, rientra da copertura e si inserisce. Gli inserimenti di Marchisio sono, secondo me, poesia. Si inserisce sempre con i tempi giusti. Comunque, D'Alessandro. Ci proviamo ancora a fare il quarto gol. Mamma mia, cosa stava provando? Lazar! Cortés la tiene lì. Sì, Cutrone, ormai oggi ce l'abbiamo con Cutrone. Cicci Retti stava provando qualcosa di particolare, di pazzo. Ok, facciamo uscire Marco D'Alessandro e entra Claude Ajapong. Almeno D'Alessandro si riposa un attimino. Poverino, stanco. Ma perfetto. Siamo contro l'Inter alla prossima di campionato. Bene, bene. Cutrone, Lazar.
Dentro per Ajapong, che non scatta, non scatta. Incredibile. Il terzino era nel posto giusto. Attenzione Cutrone. Cutrone sfiora il poker. Mamma mia ragazzi. Partita spettacolare di Patrick Cutrone. Assolutamente. Cutrone si gira. Questo è fallo. Ok. Mamma mia. Proviamo? La proviamo? Amato Ciciretti. Vediamo se... Allora. Effetto 75. Mamma se siamo scarsi. Sì, sì, ok. Facciamo tirare Ciciretti. La proviamo. Ci abbiamo provato, però non... Ecco, un'altra cosa che non so fare è tirare le punizioni, perché devo ancora capire bene i meccanismi, però l'importante era la difesa. Sicuramente. Ciciretti! Grande scroll. Mamma mia! Occhio! Che cosa si è mangiato Kragl? Però è fuori gioco. Ma aveva sbagliato l'impossibile. Finisce qui, signori. Altri tre gol agli avversari, ma questa volta Cutrone, giocando titolare, ha fatto tripletta e ha sfiorato il poker. Attenzione, attenzione, che Cutrone si sta rivelando l'acquisto azzeccatissimo per questo nostro Benevento. Attenzione. Allora, io mi vado a fare gli allenamenti. Anzi, facciamo così. Vediamo. Colloquio giocatore. Beh. Certo, Davide Calabria, certo. Però quella barba strana. Ho distrutto il microfono. Comunque, se sentite un po' male il microfono, vedete, manca un pezzo fondamentale, che è la spugnetta. Mi si è aperta in due, purtroppo. Devo prenderne un'altra, però non so dove andare a prenderla. Qua dove abito io non saprei dove andare a prenderla. Comunque, se sentite male, perché manca proprio l'utilità di quella spugnetta. Comunque, non fateci caso. Sono povero, non ho soldi, non ho niente, quindi già tanto che riesco a portare dei gameplay. Comunque, la prossima partita sarà contro l'Inter. E l'andremo a giocare nel prossimo appuntamento, perché io per oggi direi che può bastare così, assolutamente, perché abbiamo vinto 3-0 contro la Roma e 3-1 contro il Crotone, scusatemi, e direi che abbiamo fatto 6 punti su 6, quindi nel prossimo episodio andremo a giocare contro l'Inter. Andiamo a vedere un attimo il calendario, perché non ho ancora guardato. Saremo contro l'Inter il 30 settembre, poi comincerà ottobre e ci sarà la pausa per le nazionali, ovviamente. Saremo contro l'Hellas Verona. Perfetto, quindi avremo un po' di tempo per allenarci e riposarci. Benissimo così. Quindi io vi invito a seguire questa serie. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, lasciate un commento e condividete il video. Guardate le playlist, l'altra serie su Forza Horizon, tutti i video che io posto. E mi raccomando, lo sapete cosa dovete fare, no? Seguitemi sui social, no, ovviamente, seguitemi sui social, li trovate nel primo commento e in descrizione. Sono Facebook, Twitter, Instagram. Poi altro cosa c'è? Twitch, su Twitch faccio le live, sono senza microfono perché non riesco a collegare il microfono all'Xbox, però faccio le live di Foot, quindi tranquillamente potete andare lì, è solo partita col commento di Pierluigi Pardo, senza il mio commento, senza la mia faccia, però se volete seguirmi, quando poi avrò la possibilità, faremo delle live su Twitch tranquillamente. Ve lo dico così a titolo informativo: se volete fare una donazione per il canale, magari per permettermi di acquistare, non lo so, un altro microfono magari un po' più comodo da tenere sul tavolo, o magari
Non lo so, un computer nuovo, quello sarebbe l'ideale, però una scheda d'acquisizione. Ho bisogno di tante cose, però purtroppo non ho soldi e sono... Voi direte, sì, ma tu hai FIFA, hai comprato FIFA, hai comprato l'Xbox One, hai comprato tutto quanto, c'hai il microfono, c'hai... Allora, vabbè, non devo stare qui a spiegare, comunque mi è stata regalata la roba, non è che... quindi... Se volete fare una donazione anche minima, il minimo è 1 euro, quindi. Però non sentitevi obbligati. Tranquillamente andremo avanti così. Io spero di trovare un lavoro il prima possibile. E comunque mi sono dilungato anche troppo. Ci vediamo a un prossimo episodio di FIFA 18, la carriera allenatore con il nostro Benevento. Un saluto a tutti da Asbrad.